Buon venerdì amici di Trading Floor e bentornati all'appuntamento quotidiano con l'analisi tecnica dei mercati finanziari. I titoli caldi che andremo ad analizzare oggi sono Deutsche Telekom, dopo che ieri abbiamo visto l'andamento di Telecom Italia, rimaniamo dunque nel settore delle TLC, per poi passare all'andamento di Tenaris, che ieri ha chiuso con la peggior performance del mercato italiano. Ma andiamo a vedere prima l'analisi di Piazza Affari, che oggi è aperto al di sotto del supporto statico a 18.820 punti, a ridosso del quale è stata registrata la chiusura di ieri. In tal senso, ulteriori ribassi andrebbero in direzione dei 18.500 punti, ove l'indice italiano andrebbe ad incrociare la trend line discendente ottenuta con i top del 27 gennaio e 3 febbraio scorsi. Gli investitori che volessero valutare la possibilità di posizionarsi a ribasso sull'indice analizzato potrebbero valutare l'acquisto del leva fissa Certificate Short 5x con ISIN DE000HV4A2T7 e scadenza 19 ottobre 2018. Scopri Certificate Leva Fissa, Long o Short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo ora a Tenaris, che ieri ha registrato sul Daily Chart una candela decisamente ribassista, che ha portato il titolo al di sotto della soglia psicologica dei 16 euro. Il segnale prosegue le indicazioni di vendita già generate a fine gennaio, con la violazione del 30 gennaio della trend line che unisce i minimi del 15 dicembre e del 22 febbraio. Nella seduta odierna sono possibili eventuali rimbalzi del titolo grazie alla presenza di un supporto dinamico ottenuto con la trend line di medio periodo che unisce i minimi del 27 settembre scorso e del 31 novembre. In questo quadro, gli investitori che volessero valutare la possibilità di posizionarsi a ribasso sul sottostante analizzato potrebbero valutare l'acquisto del covered warrant put avente ISIN IT00523023 strike a 14 euro e scadenza il 15 giugno del 2017. Scopri i cover warrant call e put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Andiamo ora in Germania, dove Deutsche Telekom ha registrato un forte strappo rialzista nell'ultima settimana, violando a rialzo la trend line discendente ottenuta con i top del 6 e 23 gennaio. Questo movimento corrobora le indicazioni positive giunte a dicembre, con la violazione del giorno 8, quando il titolo si è portato al di sopra della trend line di lungo periodo ottenuta con i top del 1 dicembre 2015 e il 25 maggio del 2016. In tale quadro, ulteriori allunghi rialzisti avrebbero un primo ostacolo da superare a 16,63 euro, dove sono collocati i top del mese di gennaio. Target a rialzo rappresentato dalla soglia psicologica dei 17 euro. In questo quadro, gli investitori che volessero valutare la possibilità di posizionarsi al ribasso sul sottostante analizzato per poter sfruttare eventuali ritracciamenti di medio termine, potrebbero valutare la possibilità di acquisto di un leva fissa Certificate Leva 3 Short con ISIN DE000HV4B304 e scadenza 26 ottobre 2018. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.